sì, in effetti noi l'abbiamo presentata in quanto pensiamo che di diritto ci dovrebbe spettare, però si sa, lo sport è sempre un po' strano e quindi però noi siamo fiduciosi su questo fatto. Ripercorriamo le tappe di questa stagione, Presidente, che è stata davvero molto esaltante per la BCC, dall'inizio del campionato alla Final Four di Coppa Italia, poi queste finalissime che purtroppo non hanno avuto già sul campo il finale desiderato. Qual è stato il momento che ricorda con maggior piacere? Guarda, è stata un'annata tutta particolare, secondo me è un'annata bella, non è che ci sono degli episodi particolari, però... Vuoi la finale di Coppa Italia, vuoi l'accesso a Forlì dell'ultima fase, vuoi lo straordinario campionato che hanno condotto i ragazzi, diciamo, è stato tutto un insieme di situazioni che hanno portato grandissimo entusiasmo nella città di Acropoli e non solo. Presidente, quante volte sogna quel pallone che all'ultimo secondo si è fermato sul canestro? Ma guarda, quello lì è una cosa che a noi rimarrà, come pure al ragazzo che ha sbagliato il tiro e cose varie. Penso che non si aspettava che quel tiro sbagliato, anche perché tu devi sapere una cosa, che è l'unico tiro libero che lui ha sbagliato nelle ultime 14 partite. Immagina la rabbia e il dispiacere, però ci può stare perché purtroppo la pallacanestro è fatta proprio di queste cose, cioè di questi errori che si possono commettere, però che alla fine non sono, diciamo, voluti, però capitano. Presidente, da dove si riparte per la prossima stagione? Oppure aspettate di avere notizie certe dalla Lega per sapere innanzitutto quale sarà il campionato di appartenenza? Sicuramente ci dovrà essere un chiarimento con la Lega e poi per queste operazioni c'è il direttore sportivo Franco Di Sergio che cura questo aspetto del parco giocatori, allenatori e cose varie, quindi al momento non ne abbiamo parlato perché siamo in fase di organizzativa e quindi aspettiamo qualche giorno per avere qualche delucidazione in più, però ti ripeto, ci sono buone situazioni perché c'è un bel movimento attorno al basket Acropoli e pensiamo che qualcosa di positivo venga fuori sicuramente.